Beh, una soddisfazione, vedo un impegno culturale che l'amministrazione continua a promuovere, insomma, con il sindaco che saluto, però anche, diciamo, l'ex sindaco lo vedo, insomma, non inerte e quindi attivo, e anche questa bella biblioteca dove ci troviamo in questo momento, che è proprio una, diciamo, fatica della famiglia Caligiuri, e quindi, diciamo, siamo in un aspetto che poi si integra con le attività istituzionali, ma delle attività familiari che l'amico Mario Caligiuri ha promosso anche in ricordo del padre, e credo che, insomma, dimostri quanta cultura, quante testimonianze, quanta curiosità, vivacità ci sia nella sua opera, nella sua azione, e anche tanti testimoni che sono poi intervenuti, passati anche in questa estate. E quindi, diciamo, l'amministrazione attuale, l'impegno di chi l'ha guidata nel passato, fanno di Soveria una capitale culturale che, pur essendo una realtà, diciamo, di 3.000 abitanti e quindi di non grande dimensione, però ha una vivacità e una qualità che vale 3 milioni, 30 milioni, 300 milioni se potessimo equiparare. Quindi fa sempre piacere un passaggio in questa realtà così fervida e così capace di protagonismo.